Messaggio del Capo dello Stato in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Non sottovalutare i rischi di intolleranza e razzismo, sottolinea Mattarella. Cultura, dialogo e rispetto sono le basi della nostra convivenza. Nadia Zikowski, poi Caterina Doglio. Dobbiamo tenere alta l'attenzione sugli episodi di intolleranza e razzismo che la cronaca ci consegna. La Giornata Europea della Cultura Ebraica è un'occasione in più per Mattarella per ricordare che dialogo e rispetto restano le basi della nostra convivenza. Il richiamo è in un messaggio che il Capo dello Stato invia alla Presidente delle Comunità Noemi di Segni, che è anche un invito a tutti a riscoprire il patrimonio religioso, artistico, architettonico della comunità più antica d'Europa, che tanto ha contribuito in modo originale con la sua presenza sul nostro territorio, scrive il Capo dello Stato, ad alimentare la storia e la vita nazionale. Un riconoscimento che Mattarella aveva voluto portare di persona con la sua visita alla Sinagoga di Roma, poco prima del lockdown, direttamente ai rappresentanti della comunità, con i quali condividiamo oggi, nelle nuove regole imposte dal virus, l'impegno e la responsabilità nella precauzione e per la sicurezza. Nel confronto e nell'incontro, ricorda il Presidente, risiedono i valori di civiltà e solidarietà che sono fondamenta della Costituzione. Via, vai. Una giornata che parte con un tour in bici, si lascia il ghetto.